Benvenuti al webinar BenQ dedicato ai tempi di risposta dei nostri proiettori gaming. Io sono Luca Calegari, Product Marketing Manager di BenQ Italia. Con me stasera abbiamo Emilio Frattaroli, direttore di AV Magazine. Ciao Emilio, mi A senti? tutti, io ti sento perfettamente, spero che mi senta anche tu. Sì, ti sento perfettamente. Prima di iniziare nel tempo che ti sistemi, ricordo che la sessione viene registrata e riceverete un link per visualizzare il video nella giornata di domani. Il vostro microfono è disattivato, ma potete comunque interagire con noi, anzi fatelo attraverso l'icona in alto a destra a forma di fumetto. Vi si aprirà una chat e potete scrivere e riportare le vostre domande che saranno raccolte e a cui verrà data risposta al termine della sessione di Q&A, al termine del webinar dopo la presentazione di Emilio. Vi chiediamo un minuto del vostro tempo a fine webinar, non chiudete la pagina perché verrete rimandati a un sondaggio in modo tale che possiamo capire l'apprezzamento verso i nostri webinar e possiamo migliorare i contenuti anche per i successivi webinar che verranno programmati nel corso della stagione. Emilio, io se ci sei, sei pronto, non Sono perderei altro prontissimo. tempo. E lascerei a te la parola e la presentazione, quindi buon webinar. Benissimo, allora se mi dai i poteri, condivido lo schermo. Te li do subito. Ok. A te. Ok, arrivati i poteri. Or dunque, dopo una serie di confronti non solo con Luca e con BenQ, ma anche con altre persone, abbiamo deciso di dare un po' di spazio a questi due argomenti, perché in realtà si tratta di due argomenti: tempi di risposta input lag, perché sono sempre più argomenti interessanti in funzione del grande e inarrestabile successo del gaming, delle console, del fatto che ormai buona parte dei TV e dei videoproiettori vengono utilizzati anche, in molti casi anche soprattutto, per applicazioni gaming di fascia sempre più alta. E quindi, diciamo, ho preparato un webinar non eccessivamente lungo in realtà, con pochissime slide, e in cui però vi farò vedere proprio praticamente nella pratica come effettuiamo questi due tipi di misure. Vi farò vedere anche cosa fanno anche altre realtà editoriali online e poi lasceremo un po' più di spazio alle domande, facendo anche tesoro di alcune critiche che mi sono state fatte negli ultimi webinar. Quindi io partirei rapidissimamente, prima di tutto con diciamo, una questione ben precisa, ovvero con tempi di risposta di solito ci si riferisce a un paio di cose in particolare, ovvero il tempo di risposta che era, diciamo, più interessante fino a qualche anno fa, ovvero quanto tempo impiegava un singolo pixel, in questo caso LCD, per passare di stato di livello, quindi dal nero al bianco, oppure da un livello di grigio a un altro. Questa era diciamo, l'indicazione di massima quando ci si riferiva al response time, al tempo di risposta, cosa che prima era molto importante. C'erano differenze eclatanti, non solo tra una tecnologia e l'altra, ma anche da un display e l'altro, anche utilizzando lo stesso pannello, perché era possibile pilotare i singoli pixel in maniera differente, in modo da avere tempi di risposta più o meno rapidi. Questo era importantissimo perché la conseguenza diretta di un tempo di risposta rapido o meno era il dettaglio delle immagini in movimento. Quindi capite benissimo che era una caratteristica molto importante e che veniva misurata e anche dichiarata anche nei monitor, per esempio per gaming, fino a qualche anno fa. Più recentemente le innovazioni tecnologiche hanno reso il tempo di risposta, quindi il cambiamento di stato dei pixel LCD, sempre più ridotto, fino a diventare veramente molto vicino a quasi al millisecondo. Tempo di risposta significa però letteralmente anche il tempo di reazione e spesso si usa il tempo di risposta più recentemente per indicare invece
il cosiddetto input lag, ovvero il tempo che passa tra l'ingresso del segnale, l'ingresso del fotogramma, dell'immagine e la sua effettiva riproduzione sul display, che è una cosa leggermente diversa, ma ovviamente il tempo di risposta vero e proprio, quindi il cambiamento di fase del pixel, ha conseguenza nell'input lag, perché l'input lag c'è una prima questione che adesso vedremo tra poco, e poi c'è l'effettivo tempo di risposta del pixel nel riprodurre, insomma, il segnale. Ci sono differenti metodi di misura, sia nel tempo di risposta sia nell'input lag, li vedremo, insomma, quelli principali, e faremo vedere anche quello che facciamo noi. E insomma, andiamo però con ordine. La prima cosa importante, propedeutica per tutto quello che vedremo tra poco, è capire come funziona il segnale video. Non entrerò troppo nel dettaglio, vedremo solo il segnale HDMI, ma le stesse considerazioni valgono ovviamente anche per altri segnali digitali, come il DisplayPort, per esempio. Orbene, il segnale HDMI ha varie caratteristiche, tra cui la risoluzione, la frequenza di quadro, la frequenza di scansione, cioè il numero di fotogrammi al secondo, la profondità in bit, insomma, sono varie caratteristiche, cioè il segnale SDR o HDR, HLG, lo spazio colore, eccetera, eccetera. Quello che interessa a noi per quanto riguarda l'input lag è il numero di fotogrammi per ogni secondo. Diciamo, il minimo sindacale è di 24 fotogrammi al secondo. In realtà il segnale, la frequenza di quadro dei Blu-ray, per esempio, è di 23,976. C'è un errore in questa slide, 976, mentre invece, per esempio, la frequenza di quadro di film al cinema, i film nei cinema digitali, è di 24 fotogrammi al secondo, proprio spaccati. La stragrande maggioranza dei segnali video di console, videogame in generale, anche dei computer di default, è di 60 Hz, o meglio 59,94 Hz, e poi, insomma, più recentemente adesso i segnali video possono arrivare a frequenze ben più elevate, per esempio un portatile in cui il collegamento interno tra la GPU e il display e il pannello è a 165 Hz, ma insomma, ce ne sono altri con ben più rapidi, fino a 240 Hz e oltre. E ci sono però sul mercato ormai adesso anche display, TV e anche videoproiettori che accettano segnali almeno fino a 120 Hz, ovvero 119,88, ovvero il doppio di 59,94, che è il doppio di 29,97. Bene, cosa significa? Arrotondiamo a 60 Hz, arrotondiamo a 60p, i 59,94. Vuol dire che in un secondo vengono visualizzati 60 fotogrammi, che sia un contenuto video, che sono video su YouTube, oppure un videogame, insomma, si dà per scontato che la console in questo caso renderizzi questi 60 fotogrammi al secondo e li consegni al display o al videoproiettore. Quindi in un secondo ci sono 60 fotogrammi. Quindi ogni singolo fotogramma avrà un tempo di, diciamo, al massimo 16,67 millisecondi, ovvero un secondo, quindi 1000 millisecondi diviso 60, il risultato è 16,6 periodico. Allora arrotondiamo a 16,67 millisecondi. In realtà non prende tutto questo tempo il singolo fotogramma, ne prende un po' meno, perché non è che nel segnale HDMI ci sono solo i fotogrammi, ci sono anche altre informazioni, sono pacchetti di dati, c'è anche l'audio, ci sono altre cose, quindi il tempo è un po' ridotto, però insomma va bene arrotondare a 16 millisecondi o qualcosa di meno. Ovviamente all'interno del fotogramma, che ha una sua risoluzione, può essere Full HD per esempio, ovvero circa 2 milioni di pixel, o anche 4K, quindi più di 8 milioni di pixel, quindi c'è il primo pixel dove c'è l'inizio del fotogramma, e poi nel segnale video vengono trasmessi tutti i pixel uno dopo l'altro, seguendo proprio come un foglio scritto da sinistra a destra, dall'alto verso il basso. Quindi all'interno di questo tempo dedicato al fotogramma ci sarà, all'inizio nel tempo zero sarà il primo pixel, e alla fine di questi 16,6 millisecondi ci sarà l'ultimo pixel, quindi è una questione temporale. Ora però capite bene che, per esempio, se invece di avere un segnale video a 60 Hz, quindi a 60 fotogrammi al secondo, ce l'ho a 120 fotogrammi al secondo, vuol dire che il tempo dedicato alle informazioni di un singolo fotogramma viene dimezzato, quindi più veloce, ovvero non ho più
16 millisecondi per fotogramma, cioè no, 8 o poco più. 240 Hz, di nuovo dimezzato, eccetera, eccetera. Tutto questo ha notevole importanza nel gaming, ovvero siccome parte del tempo viene sprecato per consegnare le informazioni, se io riesco ad impacchettare ogni singolo fotogramma in un tempo minore, vuol dire che avrò, riuscirò a consegnare il fotogramma al sistema di riproduzione in maniera in meno tempo. Quindi questo è il senso di andare a frequenze di quadro superiori. Non è solo quella di aumentare il dettaglio, magari se avremo tempo ne parleremo più avanti, però diciamo la cosa più importante è questa, ovvero riuscire a consegnare il segnale video, i fotogrammi al sistema di riproduzione nel più breve tempo possibile. E in questo caso le console di ultima generazione arrivano al momento fino a 120 fotogrammi al secondo, anche a risoluzione 4K grazie alle ultime versioni della connessione HDMI, disponibile però solo su PlayStation 5 e Xbox Serie X. A tal proposito, sapete che ci piace ogni tanto farvi qualche domanda, ebbene c'è Luca che ha preparato un brevissimo questionario proprio a proposito delle console. Vero Luca? Ci sei? Sì, esattamente Emilio, mandiamo quello su le console. Sì. Allora, in particolare vogliamo chiedere qual è la console che utilizzi di più per le tue sessioni di gameplay. Abbiamo S5, la console o comunque il device, perché abbiamo inserito anche il personal computer, quindi Xbox, certo. Series S, PlayStation 4, Xbox Series X, PlayStation 5, personal computer. Attendiamo un attimo che... Sì, nel frattempo... Beh, wow. Ah, ok. No, c'è stato l'inizio in cui c'erano solo risposte su una console, sono rimasto un po' spiazzato. Invece no, evidentemente i possessori di quella console sono più veloci, hanno una reazione più immediata. Vabbè, hanno una connessione migliore, diciamo così. Io direi che a questo punto ci siamo quasi. Vabbè, diciamo, il nostro campione incredibilmente non ha Xbox. Abbiamo la PlayStation 4, abbiamo tutto. La PlayStation 5 purtroppo ancora no. Infatti vediamo dai risultati che la maggior parte, metà del campione, utilizza il PC. Quindi immagino anche che riesca a raggiungere refresh rate più elevati. Rispetto al mondo console abbiamo 0 per quanto riguarda la parte di Xbox, mentre abbiamo un 33% per la PlayStation 4 e l'11% per PlayStation 5. Aggiungo che con il personal computer, per esempio, è possibile già da tempo, da un po' più di tempo, riprodurre segnali video, per esempio, a 120 Hz in Full HD. Questo è possibile con la connessione HDMI, già quella vecchia, non per forza l'HDMI 2.1. Per il 4K, invece, a risoluzioni, a frequenze di scansione più elevate, invece, è necessaria la connessione HDMI 2.1, ovvero una banda passante che vada ben oltre i 18 gigabit dell'HDMI tradizionale. Allora, continuate a vedere il mio schermo, spero. Sì, ok. Allora, andiamo avanti. Quindi. Andiamo avanti. Ora, abbiamo visto come il segnale viene consegnato al display o al videoproiettore. Quindi, ripeto, un fotogramma dopo l'altro e il singolo fotogramma è una sequenza temporale di informazioni dal primo pixel all'ultimo pixel. Ora, ci sono alcuni display che riproducono il segnale più o meno esattamente come gli arriva, non con la stessa tempistica, ma con la stessa logica, ovvero linea di scansione dopo linea di scansione, dalla prima all'ultima, seguendo questa consecutio temporale. E sono display, diciamo, i TV LCD, per esempio anche TV OLED,
hanno questo tipo di riproduzione, ma anche molti proiettori, per esempio i proiettori LCD, anche i proiettori EL-COS, ovvero per esempio quelli Sony SXRD, hanno questo tipo di riproduzione. Adesso io non entro nel dettaglio ovviamente di come funzionano le varie tecnologie, ne abbiamo già parlato, vi invito ad andarvi magari a consultare i webinar che abbiamo fatto anche l'anno scorso sulle varie tecnologie, quindi andrò molto rapidamente, però arrivo al DLP perché il DLP ha diciamo, una particolarità, ovvero diciamo, per un motivo molto semplice, perché il tipo di modulazione, soprattutto nei proiettori a chip singolo, prevede la riproduzione dei colori in maniera sequenziale, visto che è un chip solo che fa tutti i colori e non ne sono tre, come per esempio la tecnologia LCD o quella del COS. Quindi c'è la necessità del sistema che il fotogramma venga prima acquisito completamente dal primo all'ultimo pixel e poi gestito, tra virgolette, quindi elaborato in modo da riprodurre i vari colori in maniera sequenziale. Quindi l'immagine viene acquisita e viene modulata nelle tre componenti, prima il rosso, poi il verde e poi il blu. In molti proiettori in realtà vengono anche modulate le componenti gialla, quella magenta, oceano, addirittura, eccetera, eccetera. Quindi, nella sostanza, bisogna considerare, oltre al tipo di segnale video, alla sua frequenza di quadro, anche come viene gestito questo segnale nel display del proiettore. Ovvero, prima di tutto questo segnale viene acquisito, quindi di solito c'è una memoria in cui il segnale viene acquisito. In alcuni casi vengono acquisiti più fotogrammi, perché magari bisogna gestire la riduzione del rumore. In questo caso la riduzione del rumore viene fatta pesando le informazioni su più fotogrammi. Viene magari gestita anche l'interpolazione dei fotogrammi, perché una cosa che piace, no? È rendere il movimento ancora più fluido, ancora più nitido nelle immagini di movimento, e quindi c'è un DSP che lavora, quindi le immagini devono essere acquisite più fotogrammi. Questo fa perdere tempo. Di solito la gestione dei DSP, dei processori digitali del segnale molto pesanti, di solito rallenta il tempo che passa dall'ingresso del segnale alla sua riproduzione, quindi l'input lag si dilata. Ma dipende anche proprio dal tipo di tecnologia. In linea di massima, diciamo, era una considerazione comune che si faceva, perché gli LCD, ma anche i proiettori, visto che il segnale come arriva viene riprodotto nella stessa maniera, linea dopo linea sono più veloci, mentre gli LP devono prima acquisire il segnale, lo devono elaborare perché appunto vengono riprodotti i colori uno dietro l'altro e quindi ci mettono più tempo. Questo era vero fino a qualche tempo fa, in effetti era vero. Nella riproduzione, i proiettori di LP, parlo ovviamente di qualche anno fa, a parità di condizioni erano quelli più lenti come input lag, ma come tempo di risposta sono i più rapidi. Considerate che il tempo di commutazione di un microspecchio è dell'ordine del microsecondo, quindi sono tipo forse 10 o 20.000 oscillazioni al secondo, perché fa parte della tecnologia, come abbiamo spiegato tempo fa, quella del pulse width modulation, quindi modulare l'intensità col numero di oscillazioni e di lampi per singolo pixel, ma non divaghiamo. Ora, già ricapitolando questo aspetto, in alcune tecnologie, tipicamente tutti i televisori LCD, i televisori OLED, AMOLED ovviamente, e i proiettori LCD, ovvero i tri LCD, ma alcuni EL-COS, il segnale viene riprodotto, cioè il singolo fotogramma, linea dopo linea, dall'alto verso il basso. Quindi la prima parte dell'immagine più alta verrà riprodotta immediatamente, quella centrale e l'ultima parte dell'immagine dopo. Questo è importante anche per capire tra poco come andiamo a misurare l'input lag. Invece, per i proiettori DLP, ripeto, prima deve essere acquisito il fotogramma e poi questo fotogramma viene elaborato e riprodotto sullo schermo. E in modo che all'interno di questi 16 millisecondi, per esempio, per quanto riguarda il Full HD o il 4K, nei 60 frame al secondo vengono riprodotti tutti i colori. Vi ricordo, l'abbiamo visto più volte, per esempio in questo fotogramma, un proiettore di LP come questi qui riproducono prima il rosso, poi il verde, poi il blu e il giallo in alcuni casi. Quindi, però, la riproduzione di questo fotogramma è immediata, cioè non bisogna aspettare dal primo pixel all'ultimo pixel, ma una volta acquisito, bam! Il fotogramma viene riprodotto istantaneamente. Questo è anche
un vantaggio, per esempio, per la riproduzione dei contenuti 3D. Cioè c'è più spazio, c'è più tempo per la riproduzione del fotogramma. Andiamo avanti. Ora, sapendo bene questa tipologia di funzionamento, andiamo a vedere come si misurano nella realtà i tempi di risposta e l'input lag. La dotazione base per riprodurre, per misurare appunto tempi di risposta e o input lag, la dotazione è essenziale ed è un fotodiodo, ovvero un dispositivo in grado di convertire la luce, ovvero i fotoni, in un segnale elettrico, diciamo così. Poi ci sono fotodiodi che lavorano in tensione, fotodiodi che lavorano in corrente, no, non entriamo troppo nel dettaglio. Cioè, segnale luminoso viene convertito da un dispositivo in segnale elettrico, questo segnale elettrico può essere misurato. La maniera più semplice è collegarlo a un oscilloscopio, ci sono, che è semplice da un certo punto di vista, magari più complessa per chi non sa utilizzare un oscilloscopio, però ci sono altri apparecchi, ne vedremo uno sicuramente tra poco, e poi però servono anche dei segnali test adeguati per eccitare il sistema e per analizzare questi valori. E vediamo subito un esempio, ovvero vi faccio vedere la dotazione base, vediamo un po', ok. Ora, quello che vedete qui è diciamo, un piccolo strumento che abbiamo costruito tempo fa. Quel buchino che vedete è diciamo, l'obiettivo, chiamiamolo così, quasi un foro stenopeico, che fa entrare la luce. Al di sotto di questo foro c'è il fotodiodo vero e proprio. Nella fattispecie è un fotodiodo della Hamamatsu, molto costoso, con la sua curva di risposta fotopica, quindi simula l'occhio umano, rapidissimo. Ed è sta su una scheda che è un amplificatore velocissimo anche questo, alimentato con una tensione particolare. Insomma, una scheda non è costruita, è una scheda acquistata che serve proprio per ricerca e sviluppo sui fotodiodi, che si prestava meravigliosamente per quello che dovevamo fare, e quindi l'abbiamo co costruita in maniera anche molto semplice. Quello che vedete qui invece è un oscilloscopio più o meno tradizionale. Questo è un 4 canali da 500 MHz, un peccato di gioventù, acquistato quando c'erano i segnali analogici, ma funziona ancora perfettamente, e ha degli automatismi, quindi ha come posso dire, degli aiuti molto molto efficaci per misurare già, per esempio, il tempo di risposta, in cui si danno dei parametri e lui analizza la forma d'onda e mi dà già il valore in millisecondi, medio, eccetera. Qui ho acceso una delle luci del nostro set e vedete, io metto il dito sopra, vedete quella linea che si abbassa, è appunto la tensione, in questo caso, perché quell'amplificatore trasforma la corrente in tensione in modo che io la possa leggere con l'oscilloscopio. Bene, adesso vi faccio vedere aumentando un po' la sensibilità. Allora, ovviamente allontano la luce per non mandare in saturazione il fotodiodo. Vedete, io passo la mano davanti al fotodiodo, vedete quei picchi e quelle valli, e sono appunto registrati dall'oscilloscopio. Si può vedere un'altra cosa, questo è uno smartphone con uno schermo OLED a 120 Hz. Vi faccio vedere proprio la risposta, cioè come viene alimentato, come funziona il display. Vi faccio vedere i tempi di salita e di discesa dei lampi che alimentano il display, che sono, vedete, in un solo millisecondo. Metto i due cursori e vedete il terzo valore, 1,16 millisecondi circa. Ora, invece, vi faccio vedere, quindi questo è, diciamo, un sistema utilizzato per, diciamo, misurare i tempi di risposta. Di solito si usa un segnale con su base nera e con, diciamo, dei flash con tipi di segnali differenti, ovvero non si usa banalmente dal nero al bianco o dal bianco al nero, perché si misurano entrambi i tragitti che fa il pixel, no? Dal nero al bianco assoluto, o anche il contrario. Di solito si misurano anche gli stati intermedi, per esempio dal grigio al 50% al bianco, dal nero al grigio, dal grigio al 25%, al grigio al 75%. Ci sono varie combinazioni
e vi faccio vedere, insomma, un esempio che potete trovare tranquillamente nelle guide. Vi ricordo che su Avvi Magazine c'è la sessione guide, ci sono degli articoli, credo, interessanti. Questo ne è uno, misure proprio su fotometria e tempi di risposta, in cui trovate informazioni sia proprio sul fotodiodo selezionato per questo tipo di misure e appunto anche l'utilizzo dell'oscilloscopio, come viene fatto, ma soprattutto come vengono rappresentati i risultati. Ovvero, vedete che c'è questo grafico tridimensionale, vedete a Emilio, sinistra ci sta. fermati un Sì? attimo, hai Dimmi. disattivato lo schermo, quindi Ah, riattivalo. ok. Devo fare Show screen. Ok, show. Ci sono, spero. adesso si vede. Ok, allora ripetiamo. Grazie. Grazie Luca. Allora, nell'articolo, ripeto, nelle guide, vedete le guide di Avvi Magazine, ci sono alcune guide interessanti, tra cui appunto misure, fotometria e tempi di risposta. Qui potete vedere, ho messo anche delle indicazioni su quali fotodiodi ho utilizzato e per quale motivo, come anche ho utilizzato l'oscilloscopio, ma ripeto, la cosa interessante è questa, ovvero come vengono rappresentati i risultati. Quindi ripeto, c'è il tempo d'inizio, cioè il segnale test a che livello sta, se sta sul nero, se sta un grigio al 25%, al 50, al 75 o il bianco, e quindi si incrociano appunto il livello di partenza, il livello di arrivo, e hai i millisecondi per quel particolare livello che abbiamo analizzato. Per esempio, no, da 192 a 255, 5,7 millisecondi. Qui sono due display completamente diversi. Questo è un display che già allora, parlo comunque di un periodo abbastanza lontano, sono più di 11 anni sono passati, e invece un display, diciamo, più di fascia più bassa, con tempi di risposta anche abbastanza più lenti, fino a 50 millisecondi di tempi di risposta, quindi di cambio di colore, di livello da un pixel all'altro. Ebbene, c'è chi queste noi non abbiamo, non facciamo più queste misure perché abbiamo registrato uno scarso interesse per questo tipo di informazione. Meno male, perché diciamo è una misura abbastanza impegnativa da fare, c'è bisogno anche di molto tempo, ma soprattutto diciamo che negli anni è una misura che, soprattutto nel settore coperto da V Magazine, quello dell'Home Theater, ha un'importanza limitata. È sicuramente più importante un'analisi del genere nel gaming, dove appunto i tempi di risposta sono importanti. Chi fa ancora queste misure c'è per esempio RTings, il sito canadese, che per i monitor gaming fa questo tipo di analisi. Lo trovate, per esempio, questo è un monitor misurati, un monitor LG, e in fondo, tra le centinaia di misure che fanno, alcune utili, alcune meno utili, ci sono anche i tempi di risposta. Vedete i livelli da 0 al 100%, loro fanno 20, 40, 60, 80, 100%, ingresso, uscita, vedete, in end, start end, e con i millisecondi analizzati. Quindi questo è, diciamo, un'idea anche dove andare a verificare i tempi di risposta, che ripeto sono interessanti in parte per l'input lag, ma soprattutto in questo caso per la nitidezza dell'immagine in movimento. La realtà è diversa perché la nitidezza non si acquisisce solo con diminuendo i tempi di risposta. Un esempio eclatante è l'OLED, che ha dei tempi di risposta rapidissimi, ben sotto al millisecondo, ma in realtà nelle immagini in movimento non sono così nitide. Perché? Perché se io prendo un foglio di carta o diciamo del testo e lo agito nella vita reale davanti agli occhi, l'immagine sarà impastata. Questo è normale. Dov'è che invece l'immagine diventa nitida? Quando l'immagine è una serie di lampi. Quindi in quel caso, per rendere l'immagine sempre più nitida, si usa il famigerato Black Frame Insertion, BFI, che nei televisori LCD viene più semplice perché si modula direttamente la scansione della retroilluminazione senza coinvolgere i pixel, e non si perde tanto flusso luminoso.
Quindi ripeto, tempo di risposta è interessante, utile sì, ma fino a un certo punto. Passiamo invece all'input lag vero e proprio. Allora, l'input lag vero e proprio, vi faccio vedere qui invece un altro strumento di misura. Questo è un input lag tester di Leo Bodnar, è un produttore inglese ed è, diciamo, lo strumento più utilizzato nelle dalle testate giornalistiche come AV Magazine. Quello che vedete è un interruttore che accende il sistema. Vedete, c'è una presa HDMI, c'è ovviamente il trasmitter e una logica di controllo anche con un oscillatore. Perché? Perché dall'altro lato c'è il fotodiodo. Quindi, che cosa fa questo sistema? Veramente molto, molto semplice. Questo sistema genera il segnale HDMI. Ci sono dei segnali test con dei flash che vedremo tra poco. La logica sa esattamente l'istante in cui è stato generato quel segnale e aspetta, fa combaciare appunto il segnale elettrico acquisito dal fotodiodo. Adesso, questa è, diciamo, la schermata test. Vedete, io ho il lag tester puntato verso il proiettore e vedete c'è l'indicazione lag 149,7 millisecondi. In questo caso, in alto a destra c'è anche la risoluzione e la frequenza, quindi è un segnale full HD. 60p, in realtà sono 59,94. Questo è un proiettore di LP e come potete vedere non c'è variazione. Se io vado in alto a sinistra, ovvero i primi pixel, o vado in basso, non c'è assolutamente nessun cambiamento nel tempo di risposta. Le frazioni di millisecondo sono, diciamo, fanno parte dell'incertezza di misura, rumore interno, eccetera. Vi faccio vedere anche un altro proiettore qui che ho misurato. Diciamo che statisticamente l'input lag dei proiettori DLP moderni è ma anche dei proiettori in generale, è dai 100 e i 150 millisecondi in condizioni normali. Poi vedete qui 100 millisecondi, questo altro proiettore. Qui però vi faccio vedere che scegliendo la modalità gioco si levano tutti i DSP e quindi si risparmia tempo per la gestione del segnale. Come ho detto prima, vedete, il tempo di risposta scende al di sotto dei 45 millisecondi, quindi si dimezza il tempo di risposta, l'input lag. Vedete, anche qui non cambia, mi posso spostare sul quadro perché, ripeto, qui prima il fotogramma viene acquisito e poi riprodotto, bam, tutto insieme contemporaneamente. Ebbene, in questo caso trovate di solito le indicazioni dei tempi di risposta, è un dato numerico che noi facciamo nelle recensioni dei TV, dei proiettori, non ci occupiamo in maniera verticale dei proiettori o dei display, dei monitor gaming, ma lo faremo indirettamente diciamo, in collaborazione con Hardware Upgrade. A breve, sempre di più, che insomma sono amici con cui collaboriamo ormai da tempo e che nelle prossime settimane vedrete questa collaborazione si intensificherà soprattutto nella misura dei proiettori e display, perché infatti con Hardware Upgrade condividiamo ormai da tempo il know-how e anche la strumentazione, quindi siamo in grado di misurare lo stesso prodotto praticamente nella stessa maniera, quindi possiamo anche scambiarci informazioni e misure. E presto anche sui tempi di risposta. Quindi seguite con attenzione anche Hardware Upgrade da questo punto di vista. Oppure, ripeto, per Ratings, anche qui abbiamo l'input lag. Vi faccio vedere di nuovo lo schermo, sempre il monitor di prima. Quindi qui abbiamo i tempi di risposta e invece più in basso vedete l'input lag. Vedete l'input lag qui. Aumento un po' di dimensioni perché qui i caratteri mi rendo conto che sono un po' piccolini, però vedete l'input lag qui in questo caso viene misurato anche a risoluzioni differenti e anche con tecnologie di refresh differenti, quindi con il VRR attivato, magari cosa succede in HDR, se c'è un'ulteriore perdita di tempo, eccetera. Quindi questo è uno, insomma, dei siti che sicuramente dà più attenzione e verifica
in maniera puntuale, e lo fa anche con una strumentazione diversa. Prima facevano, utilizzavano anche loro il metodo con l'analizzatore di Leon Bodnar, più recentemente hanno costruito un dispositivo che è la stessa cosa che stiamo facendo noi, ovvero, vedremo perché tra poco, diciamo una versione evoluta del misuratore di Leon Bodnar, ovvero utilizzare in realtà un computer per generare questo segnale, ovvero anche indipendentemente dal tipo di socket, ovvero è possibile generare un segnale HDMI o anche DisplayPort, quindi risoluzioni e frequenza di scansione più elevata. Diciamo che questo segnale passa attraverso una scatola che è collegata col fotodiodo, che sa quando questo segnale sta arrivando al display o al proiettore, e quindi da lì si parte col tempo zero. Noi abbiamo fatto, cioè, un po' ingenuamente, abbiamo provato a fare la stessa cosa con l'oscilloscopio, ovvero, e vi faccio vedere, perché c'è una possibilità, ovvero io ho lo stesso setup che abbiamo visto prima, quindi ho il mio oscilloscopio, il mio analizzatore col fotodiodo ad altissima velocità, e magari posso generare un segnale video con dei beep di riferimento audio. A quel punto io tiro fuori un cavo dalla scheda audio, vado nell'oscilloscopio in modo, no, in linea di massima, da poter capire, avere un riferimento quello dell'audio. Il problema è che non sempre l'audio e il video, soprattutto con la connessione HDMI, vanno appaiate alla stessa velocità, quindi c'è una negoziazione tra la sorgente e il display per aggiustare appunto il ritardo, il lag tra, no, per esempio per mettere in sincronizzazione il labiale nei film, eccetera. Quindi è un problema, noi in realtà l'abbiamo risolto, ma non dirò come, e quindi ripeto, abbiamo fatto l'analisi perché la scatoletta di Bodnar arriva fino a 60 Hz, invece noi volevamo vedere anche cosa succedeva a 120 Hz, quindi abbiamo verificato prima che il nostro sistema fosse giusto, ovvero misurando lo stesso display con il dispositivo di Bodnar e il nostro, abbiamo visto che coincidevano perfettamente, quindi ci siamo spinti ben oltre. Per esempio questo qui, che è appunto l'X1300i, che accetta i segnali fino a 120 Hz, ovviamente Full HD, e non è l'unico, anche BenQ ha anche altri proiettori, anche come questo con la lampada, questo è il 700 STI, vedremo tra poco, che accetta questo qui fino a 60 Hz, però ci sono altri modelli che accettano invece 120 Hz Full HD. Questo appunto è l'esempio. Questo è l'esempio appunto che abbiamo fatto con, qui vedete, diciamo in basso questa parte, adesso vediamo un po', vediamo, ecco qui. Allora, questo è il segnale audio, questo è il segnale video, diciamo così, cioè il fotodiodo. Questo è il beep che parte e questo è il segnale video, no? Con in realtà sono i vari treni delle immagini monocromatiche. Vabbè, questo è il fotodiodo messo in saturazione in modo che tutte le componenti, rossa, verde e blu, fossero alla stessa intensità. Ebbene, misurando il tempo tra il segnale audio e quello video, dopo essere stati sicuri che fosse ben sincronizzato, abbiamo rilevato 8,4 millisecondi in questo caso. Ovviamente è un sistema non difficile, in realtà è piuttosto semplice, abbastanza complicato, è lungo da mettere a punto, però diciamo è uno dei tanti modi per calcolare l'input lag, quindi oscilloscopio, due canali minimo, oscilloscopio, due canali costano veramente una sciocchezza, fotodiodo ad alta velocità, eccetera, eccetera, e il segnale test opportuno. Ora invece vi faccio vedere cosa è successo nella realtà, quindi abbiamo fatto alcune misure, posso già anticipare che, ripeto, la maggior parte dei display theater hanno c'è cioè una forbice abbastanza grande da 100-150 millisecondi, che è la media, ma in modalità gaming si scende anche fin sotto i 20 millisecondi in alcuni casi. Però qui il problema, e torniamo all'inizio della presentazione, dove andiamo a misurare l'input lag, ovvero adesso vediamo proprio nel dettaglio cosa succede. Vi faccio vedere proprio tre misure fatte, anche perché qua il tempo passa veramente rapidissimo.
quello che vedete è il TK700 STI nella modalità cinema, ok? Quindi mi sono sincerato che fosse nella modalità cinema e ho misurato un input lag comunque ridottissimo. Stiamo parlando di 33 millisecondi. E anche in questo caso, vedete, non cambia l'input lag sullo schermo perché, ripeto, in questo caso, il tipo di tecnologia, il fotogramma viene riprodotto nello stesso istante. Questo operatore però ha la modalità gaming. Modalità gaming che, diciamo, che disattiva alcune funzioni che per quanto mi riguarda sono poco utili, e qui il tempo si dimezza, cioè arriviamo a meno 17 millisecondi, 16,8 millisecondi è il tempo che abbiamo misurato, tempo che, diciamo, decisamente più interessante rispetto a molti TV, display e monitor di fascia alta. Quest'altro invece che vi faccio vedere è l'X1300i, benché dichiara 8 millisecondi. E io, quando insomma abbiamo visto la prima volta, ho detto vabbè, dichiarano 8 millisecondi perché accetta 120 Hz, quindi un fotogramma è 8 millisecondi, avranno detto che invece no. Anche questo ha 60 Hz, sono in cinema 33 millisecondi, in modalità gaming scende a 16,2 millisecondi e poi, come avete visto poco fa, a 120 Hz, ovvero 119,88, ho misurato 8,2 millisecondi di input lag ed è un tempo, diciamo, in linea con i monitor di fascia altissima, con una differenza sostanziale: il monitor ha dimensioni contenute, il proiettore permette di, insomma, fare immagini con dimensioni ben superiori. Qui vedete anche come non cambia il tempo di risposta, l'input lag nelle varie modalità gaming, cioè il gaming, il game maestro, ne abbiamo parlato nella recensione, finiremo la recensione dell'X1300i anche approfondendo l'HDR e magari approfondiremo anche la modalità game maestro, però insomma non cambia l'input lag nelle varie modalità game maestro. Questo invece è un Sony, un VPL VW290S, un proiettore portante, un theater, 5.500 euro, 4K, che ha, vedete, 130 e poi però in modalità gaming, quindi vengono disattivati tutte parecchie fasi del DSP, scende a 36 millisecondi. Però vedete la differenza? 32 in alto, 40 in basso. E questo proiettore riproduce le immagini linea per linea dall'alto verso il basso, quindi no? E non fa come il DLP che prende e spara tutto contemporaneamente. Poi c'è anche una curiosità: attivando nella modalità cinema, attivando il motion flow, cioè l'interpolazione dei fotogrammi, paradossalmente si risparmiano 10 millisecondi. Vabbè, insomma, è una considerazione che forse lascia il tempo che trova, però con il motion flow attivato, rispetto a tenerlo disattivato, si guadagnano 10 millisecondi. Vabbè, da 140 a 130 millisecondi non è che ci sia differenza, ma da 140 a 30 millisecondi sì. Assolutamente sì. Ok, a questo punto diciamolo che facciamo allora un recap generale, anche perché mamma mia, il tempo passa troppo velocemente, mi dispiace. Allora, rimostra schermo. Ok, quindi tempo di risposta lascia il tempo che trova, cerchiamo di utilizzare una terminologia corretta, quindi per applicazioni gaming sicuramente l'aspetto più importante è l'input lag, quindi quanto tempo passa da quando il segnale viene consegnato al display o al proiettore e quando questo viene riprodotto. Abbiamo visto più o meno quali sono le modalità di misurazione. Nel caso dei proiettori DLP non importa dove venga acquisito il segnale, ovvero il segnale luminoso, perché non cambia su tutto il quadro. Invece, quando si misurano display LCD o proiettori LCD, in quel caso c'è una differenza anche di 10 millisecondi, cioè dipende da che tipo di segnale stiamo
ovviamente misurando un 60p, un 60 fotogrammi al secondo, sappiamo che ci vogliono circa 16 millisecondi, quindi se io vado a misurare l'angolo in alto a sinistra avrò un vantaggio di quasi 16 millisecondi rispetto all'angolo opposto in basso a destra. A proposito, e invece ripeto, per esempio per segnali a 120 Hz, anche con console, questo tempo si riduce nel caso di alcuni proiettori di LP che accettano 120p, come alcuni proiettori di BenQ, ad 8 millisecondi. Ed è un tempo che, ripeto, è in linea con monitor gaming di fascia alta e che permette di avere un vantaggio comunque di giocare a armi pari con chi fa gaming di fascia alta, perché appunto non si è più diciamo limitati nei tempi di reazione, perché abbiamo visto anche qui con proiettori side by side con uno split, insomma guadagnare 30-40 millisecondi può fare veramente la differenza, specialmente in alcuni giochi molto competitivi, dove magari uno spende tantissimi soldi per avere un ping, una connessione internet rapidissima, poi magari perde quei 30-40 millisecondi sulla tecnologia, sul tipo di display. A questo punto piacerebbe fare un'altra domanda, Luca, per capire quando è importante il tempo di risposta, perché mi piacerebbe sapere, per esempio, con che cosa giocano le persone che ci seguono. È una domanda che possiamo fare, vero? Sì, mandiamo subito il sondaggio, il secondo sondaggio del nostro webinar. Infatti volevamo chiedere qual è la tipologia di gioco dai nostri partecipanti preferita. Quindi se preferiscono gli FPS e gli sparatutto come Call of Duty, Valorant, CSGO o Fortnite, oppure se preferiscono il sim racing o il videogame sportivo, quindi assetto corse, FIFA, PES, Formula 1, Flight Simulator e altri titoli di questo genere, oppure se preferiscono un mondo più adventure, quindi Grand Theft Auto, Assassin's Creed, Red Dead Redemption, quindi giochi di ruolo di prima persona, strategico MOBA, quindi League of Legends, Dota, Warcraft, oppure i picchiaduro, i classici picchiaduro tipo Street Fighter, Mortal Kombat e Fatal Fury. Un attimo solo che iniziamo a ricevere le risposte. Emilio, le stai vedendo? Sì, sì. Siamo un testa a testa in questo momento, eh? Ed era quello che ci aspettavamo, obiettivamente. Sì, sì, assolutamente sì. Direi che è un pareggio. Ancora qualche secondo. Ah! Sul photo finish. Perché come beh, sapete ci siamo in ritardo, però. Mi aspettavo un risultato un pelo diverso e ti dirò anche il perché. Mm-hmm. Soprattutto per quanto riguarda la videoproiezione. Però direi che possiamo chiudere qui il sondaggio e mostrare i risultati, che vedono un 50% per gli sparatutto, Call of Duty, Valorant. E in effetti questo me lo aspettavo, nel senso che comunque sono dei giochi su cui non solo noi, ma in questi ultimi 3-4 anni sono diventati, hanno avuto un grande successo sul mercato. Sim Racing e Sportivo si piazza al secondo posto col 40% e i picchiaduro al terzo posto col 10%. Nessuno ha selezionato lo strategico o l'adventure. Lo strategico immaginavo, sull'adventure invece pensavo che qualcuno lo selezionasse, soprattutto perché quando si parla del mondo videogame adventure si parla anche di scenari e di comunque contesti quasi cinematografici in cui forse la proiezione e magari le immagini HDR possono essere meglio apprezzate con un proiettore rispetto a un monitor. Però questi sono i risultati. Bene, avviamoci quindi alla conclusione.
in realtà diciamo ho qualche altra slide, ma guarda, in realtà posso Poi, anche Emilio, puoi fare. concludere perché abbiamo ancora un po' di tempo, eh. Sì, no, io mi ero ripromesso di fare in 45 minuti, già ho sforato, vabbè, perdonatemi. Allora, volevo sottolineare una considerazione. Ok, i tempi di risposta sono importanti. La maggior parte dei proiettori e dei display ormai hanno la modalità gaming che esclude di fatto la possibilità di utilizzare alcuni algoritmi di, per esempio, di riduzione del rumore, di interpolazione dei fotogrammi, che fortunatamente nel gaming non hanno praticamente senso. Cioè, chi è che si mette a fare una riduzione del rumore di un segnale perfettamente pulito e nitido? Non avrebbe senso. Lo stesso l'interpolazione dei fotogrammi, cioè quando arriva un segnale già a 60 fotogrammi al secondo, l'interpolazione dei fotogrammi non avrebbe senso. In questo caso, proprio la modalità gaming fa passare il segnale video da un'altra parte, quindi salta questi blocchi che proprio non sono più accessibili dal menu, e questo permette di far risparmiare tempo senza pregiudicare la qualità video. Questo dobbiamo dirlo, cioè non è che in modalità gaming il proiettore si vede peggio perché non vengono applicate le LUT, no, assolutamente no. Né una dimostrazione il fatto che, per esempio, l'Xmi D300i o anche il 700 STi, quando vanno, cioè possono, io posso attivare il gaming, tra virgolette, anche nella modalità cinema, cioè posso attivare Game Maestro, quindi mettere, insomma, modalità per dirigere, modalità FPS o altre, e quindi scendere a 16 millisecondi o addirittura 8 millisecondi anche nella modalità cinema, quindi con la calibrazione giusta e tutto il resto. Quindi, ripeto, nei prodotti giusti l'input lag molto ridotto non pregiudica la qualità, anzi. Magari, ecco, per chi fa gaming è interessato a questo importante aspetto che è il tempo di risposta, magari verrebbe meglio a considerare anche altri elementi, ovvero quelli in cui non ci siamo mai, non mi stancherò mai di parlare, ovvero è il flusso luminoso, quello vero, non quello farlocco, è il rapporto di contrasto, ma anche cose che magari non ci si fa caso. Per esempio, il rapporto di tiro, che è una roba, facciamo vedere magari questa slide. Il rapporto di tiro, che ripeto, uno non ci fa caso, però, per esempio, in questo caso, io ho questi due proiettori gaming, che uno è il 1300i e il 700 ST, che hanno due rapporti di tiro completamente diversi. Il 700 ST, cioè quello a lampada, quello più piatto e sottile, ha un rapporto di tiro molto corto, cioè il rapporto di tiro minimo è 0,9 a 1. Vuol dire che per fare 2 metri di base lo posso mettere anche a 1,80 m, cioè lo posso avvicinare molto lo schermo. Invece il 1300i, che ha un chip diverso, un'ottica diversa, ha un rapporto di tiro minimo leggermente più lungo, è 1,2 se non sbaglio, quindi deve stare un po' più dietro. Un'altra cosa legata indirettamente al rapporto di tiro è anche l'offset, ovvero dove inizia l'immagine rispetto alla base su cui sta il proiettore. Ci sono alcuni proiettori, per carità, economici, prodotti cinesi, che poi alla fine sono quelli che vendono di più, paradossalmente, che non hanno l'offset, ovvero l'ottica tira in modo centrale. Vuol dire che invece normalmente, come questo è il caso di questi due prodotti, ma di tutti i prodotti home theater, quelli classici, il proiettore viene poggiato sul tavolino, l'immagine non solo parte dalla base, ma è anche un po' spostata più in alto. Questo consente di non avere ostacoli, quindi il proiettore in sé non è un ostacolo alla visione. Questo è l'elemento, perché se vogliamo un'immagine alta dobbiamo alzare il proiettore senza offset sta proprio in mezzo alle scatole, e quindi questo è diciamo, un altro elemento da considerare. Quindi offset e rapporto di tiro. Quindi ripeto, l'input lag è un aspetto molto importante, ma che non sia l'unico, perché soprattutto nella fruizione dei giochi la qualità video è molto importante. Pensate anche a uno sparatutto, visto che qui sono insomma, hanno vinto come nell'ultimo poll che abbiamo fatto. Ebbene, cioè, se il rapporto di contrasto è sufficiente, se il gamma non è giusto, magari non riusciamo a vedere
alcuni elementi importanti che magari ci penalizzano. Quindi non se il bilancio è netto piano, io parlo proprio del gamma e del rapporto di contrasto che ci faccia vedere degli elementi di gioco fondamentali per il successo. Io, vabbè, un'ora, dai, un'ora ci siamo. Diciamo che avrei concluso per il momento, anche se ho tantissime cose di cui parlare, però so che hai magari qualche domanda, io sono a completa disposizione. Non ti sento? Mi senti? Adesso sì. Allora, sì, mi riprendo i poteri di presentatore, così posso visualizzare lo schermo. Allora, innanzitutto, prima di iniziare, allora, un attimo solo. Vabbè, approfitto per ricordare che nei prossimi giorni, cioè non è che abbiamo preso questi proiettori solo per fare questo webinar, cioè continueremo le recensioni, quindi i proiettori verranno analizzati e seguendo anche i consigli di alcuni nostri fedeli lettori, questa volta metterò veramente nero su bianco quali sono le impostazioni consigliate per tirare fuori il massimo da questi prodotti. In realtà non troppo per i 1300i perché, come ho già detto, di default è una macchina spettacolare. Qui invece sul 700 ST qualcosa, qualche consiglio in più lo daremo. Allora, prima di iniziare con la nostra sessione di Q&A, io volevo dare a tutti i nostri partecipanti uno strumento che è il nostro Projector Calculator. Prima hai parlato giustamente e correttamente di distanze di proiezione e di offset. Ebbene, BenQ non recentemente, ormai da tanti anni, ha sul proprio sito questo calcolatore che consente di calcolare tutti i parametri di installazione. Distanza di proiezione, schermo prodotto, così come l'offset, per tutti i modelli della nostra gamma, quindi per il TK700 STI oppure per l'X1300i. Basta selezionarlo e poi io posso banalmente giocare con il proiettore spostandolo, avvicinandolo o distanziandolo alla parete, per capire quello che sono appunto sia gli ingombri sia le corrette distanze di installazione. Per quanto riguarda il webinar, allora dovreste poter vedere la mia presentazione. Sì, confermo. Allora, prima di iniziare, vi ricordo che per tutti i nostri proiettori della linea Smart, cioè tutti i proiettori che finiscono con la I, quindi l'X1300i, il TK700 STI o il V2007i e il TK850i, abbiamo fatto un webinar nel dicembre del 2020 in cui abbiamo presentato proprio le funzionalità Smart, l'Android TV. Che è inclusa all'interno di questi videoproiettori. Quindi, se volete andarlo a vedere, trovate il link sicuramente su AV Magazine, oppure potete lo riceverete all'interno dell'email che manderemo a seguito del nostro webinar che riceverete domani. Videoproiettori Gaming BenQ. I videoproiettori che utilizzate in video sono il TK700 STI 1249 euro. E l'X1300i 1299 euro. Questo lo dico perché qualcuno di voi ha chiesto i prezzi di mercato, li trovate entrambi sul BenQ Shop, ma li potete vedere anche dai nostri rivenditori specializzati. Allora, per quanto riguarda le domande, Emilio, la prima, il tempo di risposta dipende anche dal tipo di sorgenti luminose, ovvero vi sono sorgenti luminose più veloci di altre? Allora, sicuramente ne avevamo parlato già anche l'altra volta, però magari è necessario un Magari approfondimento. vediamolo. Allora, la risposta è sì, ma va argomentata perché sennò potrebbe anche essere interpretata come un errore. Ovvero, la differenza per quanto riguarda DLP è questa. Un proiettore a lampada come il 700 ST ha una ruota colore. E quindi
Quindi c'è la lampada che viene alimentata con un ballast, un'onda quadra, quindi sono tanti lampi, tanti flash, e poi c'è una ruota colore con vari spicchi, questo l'abbiamo visto in webinar passati, va sincronizzata, e quindi diciamo che c'è questo tipo di consecutio temporum. Quindi diciamo che la funzione del passare del cambiamento tra un colore e l'altro all'interno del fotogramma è funzione di questo, quindi della lampada scarica e della ruota colore, in cui non c'entrano un tempo di risposta, ma si è limitati alla frequenza di quadro, perché non si può tirare la ruota colore oltre una certa frequenza. Invece il 1300i ha un sistema di illuminamento con LED e anche con fosfori. Sono quattro LED, sono LED RGB, e poi c'è un ulteriore LED su blu ultravioletto che eccita dei fosfori e si occupa di aggiungere un po' di verde. Ebbene, i LED hanno dei tempi di risposta molto rapidi, non c'è la ruota colore, perché appunto la sequenza della ruota colore viene fatta virtualmente accendendo i LED, perché io posso accendere il rosso, il verde, il blu, ma posso accendere anche il rosso e il verde insieme e fare il giallo, posso accendere il blu e il verde e fare il ciano, quindi, e posso decidere anche i tempi, e anche posso decidere anche l'intensità, cioè quanto potente accendere il rosso rispetto al blu. Quindi posso anche modulare, posso costruire lo spettro del mio sistema di illuminamento come mi pare. Invece la lampada, lo spettro è quello, poi si modifica nel tempo, diventa più gialla, ok. Quindi diciamo, in linea di massima, io non ho limite, cioè posso salire molto di più in frequenza. Adesso qui siamo fermi a 120 Hz, ma sono certo che nel futuro un proiettore LED di BenQ potrebbe accettare tranquillamente ben oltre i 120 Hz, grazie al sistema di illuminamento che è più rapido, quello sì. Nella fattispecie però, la differenza tra lampada e ruota colore e LED, in questo caso a 120 Hz, c'è comunque, cioè è sempre più rapido questo, ma è limitata a meno di un millisecondo. Cioè lo svantaggio lampada ruota rispetto al LED è in questo caso meno di un millisecondo. Infatti il prodotto, come si chiama, l'870 STI, quello che accetta i 120 Hz, cioè c'è un prodotto a lampada di BenQ che accetta anche lui 120 Hz come il 1300, hanno un tempo di risposta abbastanza vicino, tipo 8 millisecondi e 8,7, credo 8,8 millisecondi il prodotto all'anno. Il TH per il LED sempre. Laser, stesse considerazioni del LED, ovviamente. La seconda domanda: perché gli Hertz non sono mai interi ma sempre decimali? 23,976 invece di 24 Hertz, 59,94 invece che 60? Allora, per due motivi. Allora, quello del cinema, il 23976, si riferisce alla velocità della pellicola che fu decisa, quella era e quella è rimasta. E quando hanno deciso il sistema Blu-ray, non c'era, diciamo, sì, in realtà c'era già, però insomma era ancora importante la pellicola, e fu presa quella frequenza di quadro della pellicola cinematografica. Invece adesso nel cinema digitale i film vanno a 24 Hz, questo è lo standard, ed è anche un problema quando si deve trasporre poi la versione Blu-ray, che invece è 23976. Ci sono problemi sull'audio, adesso non approfondiamo. Invece la frequenza di quadro di 59,94 dipende dalla frequenza della corrente, in questo caso negli Stati Uniti, che ha quella frequenza. Quindi quando è stato creato il sistema televisivo, l'hanno creato su quella frequenza lì specifica. E i vari multipli e sottomultipli, quindi 29,97 e quindi anche 119,88. Invece in Europa siamo più fortunati, c'è un numero, diciamo, senza decimali, che sono i 50 Hz spaccati precisi, e quindi multipli, quindi ci sono i 100 Hz, per quanto riguarda appunto le trasmissioni future, in questo caso in 4K,
eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ripeto, 1300 10 max sì, milioni. ma solo per cinema Blu-ray e per le frequenze americane, tra virgolette, cioè quelle legate allo standard NTSC. In Europa sono intere, ripeto, 25, 50, 100. L'X1300 è Mentre come compatibile con la PlayStation PlayStation? 5, assolutamente sì, non vedo dove sia l'incompatibilità. Allora, attenzione, non accetta, allora, questo qui accetta pure il 4K, ma non a 120 Hz, perché non ha l'HDMI 2.1 con quella banda, quindi è comunque un Esattamente. proiettore, tra virgolette, tradizionale, con una funzione in più, cioè quello di accettare i 120 Hz, o meglio, ripeto, 119,88 a risoluzione Full HD. Per il resto, assolutamente sì, è compatibile con la PlayStation 5 e anzi è uno dei proiettori con i tempi con l'input lag più bassi che ci sono sul mercato e anche con qualità video, come ho detto più volte, molto elevata. Non a caso, infatti, è stata inserita anche su questo comparto l'Android TV, di cui avevamo già Esatto, cioè parlato. questo è un prodotto gaming che però ha la qualità video di un prodotto home theater di fascia alta. Basta andare su Avimagazine, vedere le misure che abbiamo fatto, benché solo in SDR, cioè sono misure in default. Se volete adesso le faccio vedere al volo, se mi fai mostrare, lo vediamo dopo, dai, lo vediamo alla fine. Lo vediamo alla Faccio fine, vedere un così attimo due slide, abbiamo ma è una cosa soltanto proprio clamorosa, clamorosa, veramente clamorosa. l'ultima domanda che eh Allora, no, poi le la ultime vediamo. due. La distanza di proiezione inficia l'input lag? No, nel senso, cioè, se dovessi fare No, veramente non il è nerd, stata super nerd, ovviamente direi di sì, esposta, però perché la immagino. luce balza e quindi no, se tu Esatto. aumenti la distanza, in teoria sì, però diciamo che sono grandezze così smisurate che in realtà non sapremmo neanche come misurare e quindi no, assolutamente no, non c'è differenza con la distanza di proiezione o la posizione, assolutamente no, sono decisamente più macroscopiche altre cose, come ripeto, la modalità gaming, il tipo di tecnologia o appunto le soluzioni e le scelte progettuali che fanno i produttori nell'andare in una direzione piuttosto che nell'altra, quindi magari infarcire il proiettore di DSP, di filtri, di tecnologie che spesso sono inutili, anzi addirittura controproducenti, invece che badare al sodo, cioè fare un prodotto che sia che vada nella direzione giusta, nella direzione della qualità, e nel rapporto di contrasto, nella qualità dei componenti, e non nella fuffa da utilizzare solo per il marketing. Questa è in linea di massima la mia idea. Quali sono gli LCOS che visualizzano tutto il fotogramma in una sola volta? Ricordavo che un'ottima resa del movimento sia in caso di display che visualizzano l'immagine scansionandola, ad esempio CRT, ma non mi torna col fatto che so che DLP ha ottima resa del movimento, visto che hai detto che visualizza il fotogramma tutto assieme. Allora, il fatto che visualizzi tutto assieme non c'entra molto con il movimento. Allora, due cose. Allora, ci sono alcuni LCOS, nella fattispecie dei DILA di JVC, che visualizzano il fotogramma contemporaneamente. Alcuni, dipende da tipo di proiettore e tipo di scheda utilizzata, però in linea di massima questo è. Quindi viene, diciamo, sì, un po' simile al DLP come concezione. E poi c'è tutto il resto, ripeto, dal CRT fino agli LCD, ma non solo di Sony, qui abbiamo visto il Sony, ma anche Epson, hanno una rivoluzione che va no, da sinistra a destra, dall'alto verso il basso. Però attenzione, non è che il segnale entra e viene riprodotto pixel per pixel, no, cioè il segnale comunque viene comunque acquisito. E poi viene consegnato al micro display, in quel caso, se parliamo di proiettori di micro display, ovvero un display molto piccolo, in quel modo, perché è quel tipo di micro display che ha bisogno di ricevere il segnale in quel modo. Non perché l'LCD abbia bisogno di quella. No,
bisogna capire come è stato costruito quel micro display, qual è l'interfaccia e quindi come bisogna consegnare poi il segnale video a quel dispositivo particolare. Per quanto riguarda invece la resa del movimento, io adesso vado un po' per intuito, ci sono due parametri, uno c'è per esempio se ha scatti o meno, e questo che si riassume così, però dipende da un fattore ben preciso, ovvero se la frequenza di quadro del contenuto è la stessa o un multiplo di quella del display o del proiettore, perché se io metto, se c'è un segnale a 50 Hz e lo metto su un display a 60 Hz, magari nelle immagini statiche no, o nei movimenti di macchina lenti no, ma nei movimenti di macchina continui e di una certa velocità potrei vedere quegli scatti asimmetrici, ovvero quello qualche fotogramma in più o in meno se lo deve inventare o lo deve eliminare. Diverso il caso del 24 Hz, 120, ci sono proiettori che vanno a 240 Hz, per esempio, come questo, che è un multiplo perfetto, quindi non ci sono problemi. Quindi dipende da quello la fluidità del movimento, ma anche da un'altra cosa, la nitidezza delle immagini in movimento. Allora, la nitidezza delle immagini in movimento è in natura non è così elevata. Ripeto, prendete un foglio di carta, un bugiardino, qualcosa con del testo, illuminatelo bene, agitatelo davanti e non lo leggete perché viene sfocato. E sono i nostri occhi che non ce la fanno a percepire quel dettaglio. Invece, quando lo vedevamo attraverso il CRT prima, tipo adesso, i titoli di coda nelle trasmissioni televisive, parlo ovviamente di 30 anni fa, erano nitidissimi. Questo perché il CRT fa dei flash. Sono tanti flash. Flash che tra le altre cose davano pure fastidio, perché 50 flash al secondo erano fastidiosi. Un po' meno in America ne erano 60, e nelle zone con quella frequenza di quadro. Infatti, in Europa siamo stati i primi a pensare ai 100 Hz, no? Al raddoppio della frequenza di quadro per abbattere il flickering e per, no, aumentare la nitidezza delle immagini in movimento. Quindi, per aumentare il dettaglio, per aumentare, molti la chiamano la motricità, la tridimensionale delle immagini in movimento, bisogna aumentare il dettaglio. Come lo si fa? In due modi. Uno, rimettere i flash, come i televisori LCD c'hanno dietro la backlight unit, l'unità di retroilluminazione che simula la scansione del CRT, infatti si chiama scanning backlight, è una soluzione. Oppure lo si fa proprio sul segnale, e lo fanno per esempio gli OLED, che non hanno la retroilluminazione, allora devono per forza mettere questo BFI, Black Frame Insertion, o come anche il proiettore Sony che abbiamo visto prima, che c'è il BFI, ovvero inserisce non un fotogramma, un momento in cui c'è il nero, in modo da, no, dare questa flashata. Più è il nero, più ci avviciniamo al flash, e più praticamente il nostro sistema, anche il cervello, vede in maniera più nitida. Questo è il trucco. Però questo tira giù un sacco la luce, perché non è che può compensare in qualche modo, in questo caso, il proiettore o l'OLED. Quindi se noi mettiamo il BFI, adesso finalmente su più livelli, gli OLED più evoluti non fanno l'intero fotogramma, ma fanno un pezzettino del fotogramma, si può trovare un compromesso, ma più o meno la coperta rimane corta. Quindi, ripeto, non è che siccome l'OLED, il DLP riproduce il fotogramma, bam, c'ha gestione del movimento diversa. No, dipende da tanti altri fattori, quindi non necessariamente il DLP. Poi ci sono anche altri problemi, cioè c'è il DLP che c'ha una gestione del moto perfetta, però magari c'è il dithering e nell'immagine di movimento si vede di più. E lì differenza tra un produttore e l'altro è sostanziale. Ok, questa era l'ultima domanda. Mi spiace che poi non c'è il feedback, cioè sarebbe carino poi sapere se ho risposto. E allora, il feedback lo potrebbero dare, però in questo momento non stanno scrivendo, quindi immagino che la risposta sia stata esaustiva, ecco. Perché sì, in questo momento non c'è.
Non so se volevi far vedere, ti ridò Sì, i volevo far termini di vedere presentazione. questa cosa del... Ma cosa? Sì, se mi fai rimostrare lo schermo. Vai pure. Ok, guarda, faccio una cosa al volo del... Eccolo qui. Allora, questo è il, diciamo, la recensione del 1300i, che la trovate ovviamente nella sezione video, che non è un prodotto 4K, e quindi è qui giù, insomma, tra un Samsung, un Hisense, eccetera, eccetera, trovate anche il 1300i, dove anche spiego anche come funziona il sistema di illuminamento. Ebbene, vado alle misure, ripeto, solo in SDR, che poi approfondiremo. Do delle indicazioni default, diciamo, modalità bright per avere 3000 lumen, e poi invece, diciamo, la cinema con, ripeto, prestazioni sensazionali, ed è quello che voglio farvi vedere, ovvero, cioè, questo è il classico color checker, no? Sono questi cosettini bianchi, e in più le varie saturazioni, ovvero questi sono colori, questo è un rosso al 25% di saturazione, 50, 75, che sono tutti in target, e qui il delta E è sotto a 3, ma non solo come tinta e saturazione, anche come livello. Cioè, la prima volta che vedo, cioè sembra un 3-chip, cioè la gestione del colore di questo proiettore è quella di un 3C, è sconvolgente dal mio punto di vista. E spero vivamente, l'ho già detto, ma lo ripeto, che BenQ tiri fuori una macchina, un theater 4K con lo stesso sistema di illuminamento e quindi le stesse prestazioni. Non aspetto altro. Ci stiamo lavorando. Posso solo dire questo. Quindi, allora, è arrivata intanto una domanda. Scusami, sempre dall'utente che ha fatto la domanda appunto, l'immagine di CRT, dice giustamente: ma dopo la tua risposta, chiedi, gli LP usano ancora black frame insertion, visto che non usa la scansione del fotogramma e sono ottimi per nitidezza del movimento. Non gli serve, c'è già. Se, guarda, ti faccio rivedere, rimostro lo schermo. Diciamo, fa È già parte in già della moto. tecnologia, ovvero ti faccio rivedere, dai, ti faccio rivedere brevemente questa slide, che è questa qui. Apri in nuova scheda. Allora, questa qui l'abbiamo appunto acquisita. Allora, questo che vedi qua, allora, questo qui è l'audio, lasciamolo perdere. Questo è il segnale video, cioè quello che capta il fotodiodo. Ok, vedi che c'è segnale video e poi c'è il nero, c'è il segnale video e poi c'è il nero, ci sono tantissimi flash, e la stessa cosa succede sia per il LED sia per il proiettore a lampada, con una differenza: diciamo che il proiettore a lampada lo spazio di nero tra un flash e l'altro è un Lungo. pochettino più grande, e da un certo punto di vista è uno svantaggio, perché è chiaro che il proiettore a LED, che ha dei tempi molto più ripidi, che non è solo la lampada, qui sono proprio anche i microspecchi che modulano e che appunto creano questa forma d'onda quadra quasi. Quindi, cioè, il DLP già ce l'ha, ma anche il plasma. Molti dicono: ah, il plasma, il momento c'è il plasma, perché funzionano così. Sono tecnologie, sia con il plasma che il DLP, che sfruttano la tecnica PWM, Pulse Width Modulation, ovvero non è come l'LCD, che è una valvola di luce, quindi io faccio passare più o meno luce, cioè un grigio al 50% faccio passare metà della luce. Ok? In questo caso no, il plasma e il DLP fanno dei lampi, quindi devi fare un grigio, fai un po' più lampi rispetto a un nero. Devi fare il bianco, stai quasi sempre acceso. Quindi sono dei lampi, lampi rapidissimi,
in cui l'intensità luminosa e la quantità di tempo in cui rimane acceso quel pixel rispetto a quando è spento. Con la differenza, il plasma ha un tempo di risposta, ovvero di salita e di discesa, meno rapido, perché lì c'è il tempo di risposta del fosforo. Vi ricordo, il plasma accende la miscela di plasma con gli elettrodi, il plasma genera raggi ultravioletti, raggi ultravioletti eccitano i fosfori e sono i fosfori poi a creare la luce. Invece il DLP sono ogni pixel è uno specchio che oscilla in due posizioni, ma con velocità incredibili, ripeto, fino a 20.000 volte al secondo di tempo di oscillazione. Quindi, ripeto, c'è già il flash, non ha bisogno del black frame insertion. Aggiungo, sì, è un flash molto ridotto, sarebbe meglio un black frame insertion più alto, sì, però, ripeto, si perderebbe poi in flusso luminoso. E torneremo da capo. Nel cinema, per esempio, questo non c'è. Nel cinema non esiste black frame insertion. Nel cinema, dove ci sono proiettori DLP a tre chip, o ce ne sono ancora, anche se Sony ha smesso, ci sono anche i proiettori Elcos di Sony, lì l'immagine è sempre, cioè non c'è black frame insertion. Infatti, ma non c'è bisogno, perché lì nel cinema le immagini di rapido movimento già sono sfocate di loro. Non so se fate un fermo immagine di un film, fate fermo immagine sfocato se è un'immagine in movimento, per forza, perché il tempo di otturazione è lungo, perché se fosse troppo nitido quel fotogramma darebbe ancora più fastidio che stanno girando solo a 24 fotogrammi al secondo. Quindi diciamo che per la fruizione dei contenuti cinematografici il black frame insertion, sì o no, secondo me lascia il tempo che trova, perché non c'è bisogno, cioè il segnale alla sorgente che non ha nitidezza nell'immagine movimento. Caso diverso nello sport e nel gaming, quello sì. Però in quel caso, se volete approfondire, potreste farlo sicuramente. Ci dobbiamo inventare uno shootout, caro Luca, un side by side, Quando che so, proiettore Sony e il COS contro un proiettore DLP, a vedere nelle immagini in movimento da console a quel punto, o magari una partita di calcio a 60 fotogrammi, o addirittura io ho anche materiale a 120 fotogrammi al secondo, a vedere chi è più nitido. Però potrebbe essere interessante, però insomma, assolutamente. forse esageriamo un po'. Allora, io Emilio, direi che siamo giunti al termine del nostro webinar. Ti ringrazio come sempre, molto esaustivo e stavolta anche in tempo, quindi l'obiettivo raggiunto. Ringrazio tutti i Ah, partecipanti. ricordavo anche che, oltre al link che hai dato, effettivamente noi abbiamo messo sul canale YouTube di Avi Magazine tutti i webinar che ci avete dato. E li trovate nelle playlist, se andate su, rifaccio vedere. C'è la pagina aperta. Eccola qui, cioè, se andate nel canale di Avi Magazine, ci sono le playlist e ci sono appunto. Tra le altre cose, per esempio, ecco, l'ultimo che abbiamo fatto, Lumen contro Web Lumen, Controlled Lumen, ma ripeto, ci sono anche tutti gli altri, e sono anche proprio su Avvi Magazine, nell'home page, vediamo un po', sì, qua in basso, nell'home page, avete nei vari media, avete i link ai vari webinar e agli altri contenuti di Avvi Magazine. Grazie Emilio. Vi saluto, vi ricordo di non chiudere la pagina perché verrete indirizzati al nostro webinar. Grazie di tutto, grazie Emilio, buona serata. Ciao. Buonasera a tutti!